Enrico Di Giuseppe Antonio, presidente della provincia di Chieti e responsabile dello sviluppo locale dell'ufficio di presidenza dell'Unione Province Italiane. Ho rappresentato a Bruxelles le province italiane in occasione della presentazione del Patto dei Sindaci, questa importante ed efficace iniziativa della Commissione europea con le municipalità europee e anche con le province che serve appunto al 2020-20, riduzione del 20% di CO2, e 20% di eh, aumento delle energie alternative. La mia provincia ha totalizzato un più grande risultato in tutta Europa e cioè 104 sindaci su 104 comuni, anche quelli più piccoli, hanno sottoscritto questo patto. Efficacissimo perché parte dal basso, perché secondo me dà la possibilità di creare le condizioni per un ambiente più sano e con la ricerca di energie alternative utili ed efficaci a cambiare il mondo. Un risultato di questo genere è frutto, frutto di relazioni personali oppure anche di eh, eh, piani di comunicazione che avete. Adottato. Un piano di comunicazione che io ritengo sia stato efficace, che soprattutto ha coinvolto il cittadino e quindi il cittadino che poi ha sollecitato le municipalità della nostra provincia a fare in modo che questo patto fosse poi patrimonio un po' di tutti. Una formazione ed una comunicazione utili che porteranno anche degli ottimi risultati nella mia provincia come nella mia regione, l'Abruzzo. È stato interessante sentire Samuele Furfari parlare di eh, sostenibilità, ma soprattutto di eh, sviluppo sostenibile, no? ha, ha messo l'accento su questo tema. Quindi la scommessa dell'efficienza è anche una scommessa di sviluppo, anche industriale se si vuole, e di un, un cambio di cultura per gli enti locali, per il cittadino. Sì, uno sviluppo industriale che sia compatibile con l'ambiente, ma l'ambiente deve essere rispettato, e con l'ambiente bisogna rispettare anche il progresso. Indubbiamente, noi vogliamo costruire le ragioni profonde di un cambiamento che serva soprattutto a vivere come dicevo prima, in un ambiente sano, con energie alternative, con energie utili che possano fare la differenza. E' l'impegno poi non solo delle province italiane e dei comuni, ma anche delle regioni, del governo centrale e dell'Europa in tal senso. È stata già stilata un'agenda una di lavori eh, per quanto riguarda il patto dei sindaci in riferimento all'attività della Commissione o siete in fase di progettazione? Beh, siamo in fase di progettazione poi devo anche portare l'esperienza della mia provincia dove opera con efficienza ed efficacia una agenzia per l'energia che si chiama Alesa è l'agenzia che ha Catalizzato in qualche modo l'interesse da parte di tutti i sindaci. Una progettazione che stiamo facendo assieme, province e comuni, che porteranno poi in fondo a dare un po' più concretezza a questo patto dei sindaci. Anche se lei è di una provincia diversa, però magari una battuta su quello che è stato l'esperienza abruzzese degli ultimi mesi in riferimento a quello che potrà essere il futuro energetico e in termini di efficienza, appunto. Una esperienza drammatica il sisma del 6 di eh, aprile eh, dell'anno scorso ha un po' cambiato eh, la nostra regione, ma una grande forza di solidarietà, una grande volontà di ricostruire la città dell'Aquila e il suo territorio eh, stanno animando un po' tutti gli abruzzesi, anche nel settore energetico, nella provincia dell'Aquila, si possono sperimentare alternative utili e giuste.